Buon pomeriggio, subito la notizia. Da metà luglio 53 agenti in più nelle province costiere d'Abruzzo. I dettagli: 18 a Teramo, 20 a Chieti, 15 a Pescara. E la dote portata alla regione per l'estate dal sottosegretario agli interni Nicola Molteni, che poco fa qui a Teramo ha firmato il cosiddetto patto per la costa sicura. Accrescere il senso di sicurezza dei cittadini, tutelare le fasce deboli, anziani, donne e minori, preservare ambiente e sviluppo. Questi sono alcuni degli obiettivi del documento. Con i sindaci dei 7 comuni costieri del Teramano hanno firmato il documento l'assessore regionale Quaresimale e il presidente della provincia di Teramo di Bonaventura. Molteni ci spiega come la ripartenza debba avvenire anche nelle vacanze in sicurezza. Dopo di lui ascolteremo anche il prefetto Angelo De Prisco. Tornano fenomeni di illegalità rispetto ai quali la presenza dello Stato deve essere importante. Lo Stato assieme alle amministrazioni locali, insieme alle forze di polizia, forze dell'ordine. È giusto riprendersi quotidianità e normalità. Finalmente il Paese si sta avviando verso un momento di crescita e sta uscendo da un'emergenza sanitaria. Bisogna uscire dall'emergenza sanitaria e ritornare a vivere e a guardare al futuro con rispetto, rispettando le regole e rispettando le leggi. Questo è l'invito che io faccio, quindi libertà assieme alla sicurezza. I forzi arriveranno entro la metà di luglio e quindi partiranno una serie di dispositivi e di servizi specifici che mireranno in particolare proprio a garantire la sicurezza e la tranquillità delle aree costiere.